Dunque, questo è un semplice programma. Per Arduino. Il funzionamento è semplice. Pigi un pulsante, sta accendendo un LED. Una piccola lampadina. Questo è il codice, abbastanza semplice. Ora, come è dato in inglese, però si capisce abbastanza bene. Innanzitutto inizia con definire dove stanno la luce e il pulsante. Queste sono le porte di Arduino. C'è appunto la numero 3, su cui è attaccato il pulsante, la numero 9, dove è attaccato il LED invece. Queste porte su Arduino possono essere sia in ingresso sia in uscita, sia digitali che analogiche. Infatti dopo andremo a definire come queste porte dovranno funzionare. Il bello di Arduino è anche la flessibilità di questo, non è che ci sono la porta 1, 2, 3 che sono in ingresso e la porta 5, 6 che sono in uscita. Si possono riprogrammare a seconda delle esigenze. La prima funzione che troviamo è quella di setup, che è la funzione che viene avviata da Arduino appena viene alimentato con la corrente. E infatti cosa fa setup? Avvia alcune imposta in ingresso in uscita e fa diverse altre operazioni. La prima operazione che vediamo è P-Mode, vuol dire che imposta un pin, ovvero una, diciamo, di questi, guarda, forse prima si è vista le immagini, c'ha diversi ecco qua, questi qua sono i pin di Arduino, cioè power, analog, e sopra ci sono quelli prettamente digitali. Possono essere riprogrammati a seconda del programma. Questo è il dettaglio, infatti le porte sono tutte numerate, comincia dal 0 fino ad arrivare alla 13. Alcune porte hanno delle funzioni particolari volendo, però possono essere tutte riprogrammate in modo tale da avere delle porte di ingresso e di uscita abbastanza flessibili. Ah, abbiamo anche un filmato. Allora, questo è il filmato che mostra il programma semplicissimo. Prendi un pulsante, sta accendendo la luce. Ora, chiaramente, per fare una cosa del genere non è che bisogna scomodare un microcontrollatore, basta un interruttore da 220, okay? Però ci fa vedere come si può leggere un pulsante, come si può scatenare un'operazione successiva. Ok, quindi P-Mode button, button è una variabile, quindi corrisponde al numero 3. Stiamo dicendo che button, il pin, deve essere un ingresso, input. In questo caso è scontato che sia il digitale. L'altra funzione P-Mode, LED, quindi variabile LED che punta a 9, è di tipo output. Quindi vuol dire che quello è semplicemente un pin in uscita. Ora, cosa succede con queste operazioni qua? Succede che Arduino cambia, diciamo, delle resistenze su questi pin. Quindi farà una resistenza di pull up, pull down, a seconda di uscita. Ok, questa è la funzione setup, semplicissima, imposta due pin a un stato. L'altra funzione che incontriamo è quella di loop. Loop ci dà anche l'idea che c'è qualcosa che cicla. E infatti loop è la funzione principale che fa sempre. Quindi finita la parte di setup, parte per il loop e non finisce mai. Tanto che non ci mette qualche funzione particolare. E infatti il mio controllore è fatto per funzionare all'infinito quando attacca la corrente. Ok, iniziamo con la loop. Prima cosa che fa? Fa una digital read, quindi vuol dire che legge un valore digitale. Un valore digitale può avere solamente come valore 0 oppure 1. Ok? Quindi fa la digital read di button. Button abbiamo detto che è il 3. Quindi guarda il pin numero 3, vede che il valore c'è, se è, già c'è una soglia, se è maggiore di 2 volt, allora
è 1, se è minore è 0. Poi in realtà questa soglia può essere variabile a seconda di come è costruito il microcontrollore. Si chiama il valore BTL. Ok, prendi questo valore che è 0,1 e lo mette nella variabile button state. Quindi diciamo che lui all'infinito legge sempre il valore che trova su button. Ok, altra funzione. Diciamo, altra istruzione. Controlla se button state, che abbiamo detto è quello che trova sul pin numero 9, è 1. Quindi presumibilmente se abbiamo collegato il pulsante in modo tale che quando lo premiamo mandiamo 5 volte sul pin 9, lui legge 1. Quindi se il pulsante è stato premuto, non è stato premuto, è in pressione corrente, cosa fa? Farà una digital write, quindi scrive un valore digitale, quindi sempre 0 o 1, sul pin LED, che quindi è il numero 9. Ok? Quindi se stiamo prendendo il pulsante, quindi abbiamo letto un valore 1, lui scriverà 1 su un altro pin. Essendoci un LED, scrivendo 1 vuol dire che scriverà una tensione di 5 volte su quel pin. Altrimenti se quindi il pulsante non è stato premuto, quindi noi si legge la porta e non c'è nessuna tensione, quindi ritornerà un valore 0, cosa farà? Scriverà 0 su quella porta lì. Questo avviene all'infinito, in questo modo lui qualche migliaio, ma penso anche di più, volte al secondo controlla il pulsante se è premuto e nel caso è premuto accede a questo LED. Questa cosa avviene all'infinito. Questo è il primo programma, come vedete non bisogna tanto, si possono comprare dei kit già pronti, c'è un kit che è semplicemente il pulsante, il kit che è il LED da collegare ad Arduino, e noi con poche righe di codice abbiamo già fatto una cosa semplicissima: accendere un LED quando si crea un pulsante. Si possono fare infinite altre cose. Questo è l'esempio di questa scheda qua che ha tantissimi ingressi e usciti con dei connettori facili da collegare, in modo tale che è facile senza neanche saldare i componenti aggiungere cose da Arduino, sensori, attuatori. Questa per esempio è una resistenza che funziona con la luce, con luce cera, che cambia la resistenza, sensore di luce. Questo invece è un potenziometro, modifica una resistenza a seconda di come lo giriamo, poi quello del volume in pratica. Poi ci sono altri di queste linee che fanno diverse operazioni. Noi abbiamo usato quella del pulsante e quella del termo. Quindi come vedete, senza neanche dover saldare, avere conoscenze di elettronica, si possono fare delle piccole cose per conto nostro. Ok, ora proviamo a spingersi un po' oltre. Abbiamo visto un pulsante che faccia un LED, ora vediamo come legge un sensore un poco più variabile, che non è più 0,1, che in questo caso è un sensore di luminosità. Ora, un sensore di luminosità è particolare perché ha dei valori variabili. Ok, quindi può essere, non è che non è 0,1, non è che ci può essere luce o spento, ci può essere una luce un po' più forte, una luce da interno, una luce di tensione diretto. Quindi i valori sono molto variabili. Quindi diciamo che la read digitale ci sta un po' stretta, ci serve una lettura un po' più accurata del valore di questo sensore. Infatti andiamo a vedere un po' come è connesso. Dunque, prime funzioni, prime istruzioni, dov'è il LED? Ok, al pin numero 9. Il valore della soglia, cos'è questa soglia qua? Noi vorremmo accendere un LED a un certo punto, solamente quando la luce supererà o diminuirà un certo valore.
Per esempio ci sono i sensori crepuscolari, quelli che quando il sole va giù fanno accendere le luci, appena il sole si alza e la luminosità ambientale è maggiore, spengono la luce. Questo è un esempio che vedete un po' tutti i giorni di questo programma qua. Ok, setup. Che cosa fa setup? Prende il pin del LED e lo imposta come uscita. Dunque, la loop. La funzione loop, come abbiamo detto, è questa funzione che gira all'infinito. La prima cosa che fa qual è? Legge il valore del sensore di luce. Quindi in questo caso fa un analog read. Questa volta non abbiamo messo una variabile, è sul il pin 0. In realtà sono i pin analogici, sono dei pin particolari della scheda che hanno in parte solo quella funzione, comunque sia sono appositamente fatti per questa funzione, per le digitazioni analogiche. Quindi fa questa lettura, il valore intero potrà essere... Legge il valore digitale. Int sa dire che questa variabile qua potrà avere un range di valori parecchio ampio. Potrebbe essere 0, potrebbe essere 255, potrebbe essere, in questo caso mi sembra anche maggiore, potrebbe essere 1000, fino a potrebbe essere 65.000, mi sembra il termine. Ok, controlla. Se il sensore, il valore di questo sensore è minore della soglia, in questo caso l'abbiamo scritta a 400 in cima, che succede? Accende il LED. Quindi se il valore del sensore va giù, più giù di 400, che poi vedremo, penso che ci ha collegato quanto è questo 400, uno fa la fase di collaudo e che succede? Controlla prima. Dobbiamo mettere all'esterno, quindi guardo il sole quando raggiunge una certa luminosità e imposto il valore in modo tale che sia quel valore lì, di quando, cioè io metto lì a leggere la luce, in modo tale che dico ok, alla mattina alle 8 c'è una luce che io voglio far spegnere le luci e quindi si segna questo valore. Quindi se il valore sensore scende sotto una certa soglia, che è 400, cosa fa? Accende il LED. Quindi fa la digital bright del pin del LED a un valore 1. Quindi metterà 5 volte su quel pin. Altrimenti se la soglia non è maggiore per il valore lì, spegne il LED, perché magari il sole è già insufficiente. Questo abbiamo un po'. Ora ovviamente noi scriviamo il programma ma va caricato sul microcontrollore, quindi avremo una fase in cui il programma